Markets Lab, l'innovazione che crea valore. Questo è il titolo del convegno organizzato dal circuito Markets, svoltosi Dell'editore sabato Markets 11 marzo Lab, presso il che ha Teatro composto dell'Aquila la di maggior Fermo. parte in cui Un'occasione Levante, rivolta a imprenditori e Anzio, start-upper per Milano, discutere con i Milano, maggiori esperti del Milano, settore di investimenti, internazionalizzazione e prospettive di sviluppo. Ad aprire i lavori del Markets, tra dibattito, cui presentato e Enrico moderato da un Sudilossi, bravissimo Marco Paolo Romeo, Notari, il professor Tito Ilva, Vagni, docente Angelina, dell'Università degli Studi di Anna, Macerata, che ha Vera, approfondito il rapporto attuale nelle imprese tra tradizione e innovazione. Dottor Tito Vagni, parliamo di innovazione. Come la storia si concilia con l'innovazione? Devo dire che è questa la tematica tra storia e passato, diciamo, e innovazione è una questione su cui ho fatto ricerca e studiato da tempo, in diversi settori, nell'ambito delle comunicazioni e nell'ambito della gastronomia. Diciamo, quello che proverò a dire oggi e che mi interessa particolarmente è che molto spesso si tende a parlare di tradizione e innovazione come due cose in contrapposizione. Mentre io chiedo fortemente che l'innovazione sia sempre una configurazione nuova di passato e presente e che quindi fare innovazione significa creare appunto nuove configurazioni, nuove costellazioni di idee che provengono dal passato e dal presente e che si manifestano contemporaneamente in una tecnologia, in un piatto, in una canzone, in un'azienda. Quindi cercherò di parlare appunto di questo, di declinare il concetto di innovazione in una posizione che sia intermedia tra il futuro e il passato. Continua la discussione la dottoressa Sabrina Dubbini, che analizzando il livello di innovazione delle imprese nella nostra regione, invita le istituzioni a lavorare attivamente per la creazione di ambienti favorevoli alla nascita di nuove start-up. Con Sabrina Dubbini abbiamo parlato dello stato dell'arte sull'innovazione e l'imprenditorialità nella nostra regione. A che punto siamo? Allora, noi abbiamo, come dimostrano anche gli ultimi rapporti che sono stati redatti, abbiamo un tasso di vivacità imprenditoriale che è addirittura superiore alla media nazionale, in particolar modo nei settori della manifattura e dell'high tech. Quindi non ci possiamo lamentare. E forse qualche criticità arriva più ecco, sulla dimensione e sulla diciamo, longevità di queste start-up che partono. Diciamo che è difficile vederle arrivare poi a dei livelli di scalabilità importanti, non abbiamo delle gazzelle, come è stato sottolineato, però sicuramente la base manifatturiera che poi caratterizza la nostra regione è un importante elemento di vivacità. Aggiungerei il fatto di avere le quattro università marchigiane che costituiscono comunque un arricchimento del nostro tessuto territoriale e poi anche una presenza di incubatori e acceleratori che comincia a farsi sentire, soprattutto a collegarsi in rete, tra cui Contamination Labs, che sono realtà molto importanti. Quindi come vede il futuro? Ci sarà comunque una crescita dell'innovazione nella nostra regione, magari legata però alla manifattura? Allora, ce lo auguriamo tutti di cuore, ma devo dire che le basi ci sono tutte. La vivacità c'è, la vivacità significa questo, c'è sicuramente uno spirito imprenditivo che è nel nostro DNA ed è anche abbastanza, diciamo così, presente. Va accompagnato, va sostenuto, forse ecco, siamo più carenti sul fronte dell'aiuto e dell'accompagnamento, dicevo, lungo il cammino. Abbiamo un sistema finanziario che deve crescere parallelamente, abbiamo un sistema e una cultura imprenditoriale che deve crescere su questo ed è anche un far rete. Diciamo che siamo a livelli buoni, ma c'è ancora tanto da fare per maturare completamente. Sui problemi connessi con l'internazionalizzazione delle nostre aziende e sulle possibili soluzioni si sofferma anche l'esperto di internazionalizzazione d'impresa Luca D'Aprile. Abbiamo analizzato con Luca D'Aprile i modelli di internazionalizzazione. Quali sono i modelli migliori e anche quelli a cui ispirarsi?
Ma insomma, innanzitutto diciamo che l'internazionalizzazione è ormai un dovere per le aziende, garantisce grandi opportunità, essere presenti sui mercati è un fattore di successo, i modelli possono essere tanti e a seconda della tipologia di aziende e degli obiettivi che ci si pongono, che ci si pone, possono essere differenziati. Certo, l'internazionalizzazione oggi via web, che è quella che abbiamo affrontato in modo importante, può essere davvero decisiva e può essere soprattutto tagliata anche per aziende piccole e start-up. Quindi è adatta anche al nostro territorio, alla regione Marche, dove ci sono tante PMI prevalentemente nel manifatturiero? Assolutamente sì, dico sempre tutti possono internazionalizzarsi, internet oggi garantisce grandi opportunità, la possibilità di reperire molto facilmente informazioni è un altro fattore di successo. Tutto questo non significa che sia semplice, che sia facile. I numeri testimoniano invece che è piuttosto difficile, perché purtroppo questa forma di internazionalizzazione nelle Marche ancora non è molto conosciuta. Dobbiamo fare dei passi avanti, però l'ottimismo ci porta a pensare che sarà possibile internazionalizzarci anche da questo punto di vista. Come fare nella nostra regione? Magari utilizzare anche circuiti di rete? I circuiti di rete sono un altro fattore veramente importante di successo. Sono un fruitore, sono un associato della Primora a Marchex con la mia società di consulenza. Sono orgoglioso di questo, è un gruppo straordinario, apparentemente in conflitto con le dinamiche di internazionalizzazione, ma solo apparentemente, perché da una parte c'è il localismo delle relazioni, dall'altra parte si guarda il mondo, ma aziende sane hanno bisogno di radici sul territorio per poi proiettarsi verso i mercati mondiali. Quindi Marchex da questo punto di vista rappresenta davvero una grandissima opportunità. È Gianluca Dettori di Primo Miglio a spiegare alla platea, facendo riferimento alla sua esperienza pratica, come avviare una startup di successo e attrarre finanziatori. Con Gianluca Dettori andremo alla scoperta dei segreti su come creare una startup di successo e attrarre finanziatori. In due minuti, quali suggerimenti può dare ai nostri telespettatori? Ma innanzitutto quello di credere nelle proprie idee, quindi secondariamente di scoprire la propria lato imprenditoriale e, diciamo, e poi di attrezzarsi. Ci sono molte fonti informative per sapere cosa fare su internet, noi stessi organizziamo un sacco di attività per insegnare ai giovani a fare un business plan e presentarlo agli investitori, e questo è un po' la materia di cui si parlerà oggi. Si parlerà di innovazione, di startup, di nuova impresa e di un fermento giovanile che in tutta Italia, su tutti i territori, incluso Fermo, si sta verificando, di giovani che prendono, insomma, l'iniziativa e creano nuove imprese. Quali sono i settori delle nuove startup di successo? Beh, per esempio oggi qua ci troviamo perché c'è un evento di Marchex. Marchex è una startup, diciamo, di successo nel campo cosiddetto del fintech, quindi delle soluzioni finanziarie in questo caso alle difficoltà della crisi economica, della carenza di liquidità e di mercato. I campi sono tanti oggi, dalla robotica all'internet delle cose, il software, l'e-commerce, il commercio elettronico è ormai un fatto globale da un triliardo di dollari. Sono questi un po' i temi della frontiera su cui noi lavoriamo. A conclusione della prima sessione di Marchex Lab, la discussione torna sugli investimenti e sulla mancanza di collaborazione nel nostro paese tra università, industria e investitori. Così il dottor Fabrizio Porrino. Come ho raccontato oggi, io rappresento Facility Live, la startup italiana, tech startup italiana più finanziata d'Italia, con una valutazione attuale di 225 milioni di euro. Siamo noti per essere una delle prime aziende a aver detto di no alla Silicon Valley, nonostante nel 2013 tutto fosse pronto per aprire una sede laggiù e trasferirsi laggiù, come va molto di moda. In realtà i due fondatori, Gian Piero Lotito e Mariuccia Teroni, hanno deciso di tentare una via nuova perché hanno avvertito che il clima in Europa era cambiato. È un progetto che ricorda molto le mie origini, vengo da Ivrea, quindi è un progetto di natura, oserei dire, olivettiana, perché si basa sul concetto del give it back, che in inglese, in italiano, significa restituire alla società quanto di buono ci è stato dato. Facility Live siamo quello che siamo, dei trailblazer, per usare un termine americano. Apriamo una pista, apriamo delle piste, e per questo motivo siamo molto riconosciuti a livello europeo, anche a livello di media,
ci chiamano, recentemente i francesi ci hanno chiamato l'anti-Google italiana su France Info, la BBC ci chiama l'azienda che vuole rivoluzionare le ricerche sul web, l'Espresso ci chiama post-Google, il Foglio definisce Giampiero, il nostro founder, l'uomo che fa paura a Google. Facility Live, e spero anche altre aziende come Markets, hanno come missione quello di innovare, ma anche di difendere il nostro patrimonio culturale, che non è semplicemente libri, opere d'arte, ma è proprio il know-how che in molte parti d'Italia abbiamo e che spesso decidiamo di esportare e di insegnare in altre parti del mondo, dove alla fine hanno semplicemente messo in pratica dei modelli sociali che da noi sono presenti da sempre. Oggi facevo l'esempio dell'Innovation Collider a Berkeley, dove studenti, professori, investitori si siedono intorno al tavolo e fanno decollare un'idea. Come disse una volta Giampiero agli inizi della mia carriera in Facility Live, in realtà noi abbiamo sempre avuto il nostro social network, il nostro social network è la piazza. Il problema è che oggi purtroppo abbiamo dimenticato la piazza, semplicemente per qualche motivo in Italia le persone non si ritrovano più come prima, o quantomeno si ritrovano senza avere capacità di mettere insieme dei progetti. La seconda parte dell'evento, dedicata invece all'utilizzo della moneta complementare, si apre con l'intervento del professor Massimo Amato, docente dell'Università Bocconi di Milano, che analizza proprio la diffusione e l'utilità di tale moneta da un punto di vista economico. Col dottor Massimo Amato parliamo della moneta complementare, una moneta che sta sempre più prendendo piede e che porta a pare tanti vantaggi. Porta vantaggi se fatta bene e su questo insisto molto, ce ne sono molte, sempre di più, non tutte necessariamente buone. La cosa interessante è che l'Italia da questo punto di vista è nettamente all'avanguardia, nel senso che i modelli di compensazione territoriale fondati sull'esperienza di Sardex, su repliche e adattamenti territoriali dell'esperienza di Sardex sono fra i più promettenti. È chiaro che siamo ancora all'inizio e c'è ancora una differenza molto forte fra le realizzazioni e le potenzialità, ma appunto dal mio punto di vista come economista è importante vedere queste potenzialità e credo anche che sia un compito, diciamo, della classe politica in generale quella di non sottovalutare i benefici che potrebbero venire ai territori dall'adozione di schemi di moneta complementare, perché proprio la moneta complementare nella sua struttura profondamente territoriale potrebbe essere proprio quello strumento che oggi manca per far arrivare il denaro là dove serve, perché questo è il grande problema. Mario Draghi e la BCE creano moneta, ma questa moneta non arriva dove deve arrivare. Non sono l'unico strumento, ma potrebbero essere uno degli strumenti più interessanti per provare di nuovo a legare l'emissione di moneta e la sua circolazione là dove serve. Quindi utile per uscire dalla crisi, uno degli strumenti almeno per riuscire a aumentare, diciamo, anche l'occupazione. Senz'altro il fatto che le monete complementari siano esplose in questo momento di crisi non è un caso, sono forme diciamo, appunto, ancora una volta, non sempre necessariamente ben concepite, ma di monete che contrastano gli effetti negativi della crisi. Potrebbero essere un modo per uscirne, ma soprattutto, e questa è la cosa che mi interessa di più, potrebbero essere proprio un modo per evitarle. Questa sarebbe la cosa più interessante, perché dalla crisi prima o poi si esce. Il problema è a che prezzo e con quale possibilità di ricascarci. Lei ha detto se sono ben fatte, perché come devono essere? Quali sono i segreti di una moneta complementare fatta come si deve? Una moneta complementare fatta come si deve essere emessa con riferimento agli scambi reali e deve essere distrutta, quindi non accumulata, sempre in riferimento agli scambi reali. Non deve avere una dimensione, cioè, finanziaria, non deve essere, diciamo, l'oggetto di scambi che la riguardino direttamente. È un puro strumento. Si parla invece di moneta complementare da un punto di vista sociale con il professor Federico Tarquini, docente dell'Università della Tuxia, che configura tale modalità di pagamento come fenomeno tipico delle culture digitali.
Con Federico Tarquini abbiamo parlato della moneta alternativa che è un fenomeno tipico della nostra cultura digitale, perché? Perché, lo dice la parola stessa, cultura digitale è, come dire, è un modo di intendere non tanto il mezzo, non tanto una modalità di comunicazione, quanto proprio l'interezza della nostra cultura. Definiamo cultura, diciamo, un corpo complesso di norme, di modi di fare, di immagini che ci orientano, che ci danno appunto, come dire, un'impostazione nelle cose che facciamo. Chiaramente al periodo delle comunicazioni di massa, al periodo della società di massa esisteva, diciamo, un mercato di massa, esistevano delle dimensioni tipiche di quella stagione per il lavoro e per l'economia. Nell'era del digitale, nell'era della rete, la rete non è solamente uno strumento, ma è proprio una piattaforma, un ambiente in cui noi viviamo e in qualche maniera ci sta, come dire, noi ci stiamo conformando alle sue caratteristiche, no? Quindi la rete favorisce la condivisione, la partecipazione, un certo tipo di rapporti, e questi fenomeni economici si strutturano proprio sulla rete, intorno alle caratteristiche della rete, e questo poi permette di recuperare tutta una serie di forme sociali e di forme economiche già presenti nel territorio. Quindi la piazza diventa virtuale? Ma in realtà secondo me non bisogna fare una distinzione, cioè noi sono sicuro che mentre parlavo di là c'erano molte persone che stavano smanettando sullo smartphone. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è una frattura tra la dimensione cosiddetta virtuale online e quella reale, cioè noi oggi entriamo e usciamo continuamente tra il piano della rete e il piano dei rapporti reali e siamo abituati a farlo, non c'è problema. La mattina ci svegliamo, prendiamo lo smartphone, vediamo chi ci ha cercato, le mail, così, e decidiamo magari di incontrare una persona perché ci ha contattato, quindi come vedi ci sono, e questo è lo stesso discorso di Markets, cioè Markets permette, diciamo, una forma economica apparentemente basilare come il barattolo, lo scambio, ma su, come dire, le modalità della rete, e quindi sono modalità potenziate, condivisibili e quant'altro. Esempi di successo di moneta complementare sono quelli di Sardex, presenti i fondatori Gabriele Littera e Franco Contu, e successivamente di Markex, circuito della nostra regione, presentato dall'amministratrice Sabrina Poggi. Con Gabriele Littera parliamo ovviamente di Sardex, una storia di successo, come è nata questa idea? Ma è nata un po' per esigenza, un po' come sogno, nel senso che l'esigenza era quella di inventarci un lavoro e ci voleva della creatività. E dall'altro era un po' un sogno perché eravamo tutti neolaureati e anche emigrati e volevamo rientrare a casa e fare qualcosa per evitare di dover ripartire noi o vedere amici fare altrettanto, quindi c'era un po' di dell'uno e un po' dell'altro. E comunque anche dare un aiuto alle imprese del territorio per magari uscire dalla crisi tramite l'utilizzo di questa moneta complementare. Assolutamente, il focus che abbiamo avuto da sempre era quello di guardarci attorno, di guardare appunto il tessuto economico del territorio, perché poi tanto la Sardegna quanto l'Italia e tutta l'Europa sono fatte per la stragrande maggior parte da piccole e medie imprese. Dietro ogni piccola impresa c'è almeno una famiglia, quindi aiutare con degli strumenti o con dei servizi anche solo una piccola impresa significava poi dare una mano alle persone, e questo ci ha motivato sin da principio. Ecco, com'è lo stato della situazione nell'utilizzo della moneta complementare? Ma lo stato è buono, nel senso che oggi, come si diceva, abbiamo oltrepassato 200 milioni di crediti transati dall'inizio di questa avventura, e ormai sono numeri importanti che crescono anche a vista d'occhio. Ora a mente i primi 100 milioni sono stati festeggiati tra virgolette a dicembre del 2015, i secondi 100 hanno impiegato poco più di un anno. Ok, i primi ci hanno impiegato 6 anni, i secondi ci hanno impiegato un po' più di un anno, quindi è sicuramente molto, molto in crescita, ma soprattutto in territori ormai come le Marche, come altre, appunto, altre regioni che in questi ultimi anni si sono attivate e stanno facendo altrettanto bene quanto a suo tempo abbiamo fatto noi.
Franco Contu, cofondatore di Sardex, è impegnato in particolare nello sviluppo, quindi dà una buona idea come poi sviluppare quest'idea e farla diventare un elemento vincente che sta contagiando anche altre regioni e altre associazioni, altre reti. Sì, esatto. Da una buona idea trasformata in questi anni in tante migliaia di imprese che partecipano ai nostri circuiti, che negli ultimi anni, dal 2013 a oggi, hanno transato più di 200 milioni di crediti, con almeno 500.000 di transazioni, vuol dire strette di mano nel nostro mondo, nel mondo dei circuiti di credito commerciale, e con la soddisfazione di vedere ormai sempre più seduti allo stesso tavolo le imprese, il mondo dell'impresa, i dipendenti stessi delle imprese e i cittadini, perché in Sardegna da aprile inizierà la sperimentazione verso i consumatori, verso i cittadini. Per cui è un'evoluzione costante e importante, che, lo dicevo prima, poi alla fine i circuiti sono composti dalle imprese, sono loro che decretano il successo della nostra iniziativa, e fa piacere vedere come abbiamo sfatato tanti tabù e dove le imprese sono riappropriate di un po' di potere. Qual è il segreto di questa evoluzione? Ma il segreto dell'evoluzione, penso, la spontaneità, la generosità con la quale abbiamo condotto la nostra iniziativa, come l'abbiamo condivisa e come ci siamo resi disponibili totalmente nell'essere al servizio dei territori. Li abbiamo dotati di strumenti per fare business, ma anche di un buon collante valoriale dove riconoscersi e sentirsi in qualche modo tutelati. Con Sabrina Poggi abbiamo ripercorso i 3 anni di storia di Markex, una storia di successo e che sta continuando, soprattutto vedendo anche il convegno di oggi, una grande partecipazione e anche personalità molto molto importanti. Sì, sono molto felice del risultato ottenuto, perché il pubblico ci ha premiato, sostanzialmente siamo riusciti a far capire il valore del Markex, perlomeno sul territorio regionale. Ecco, da Sardex a Markex, una storia che una rete che ha preso un'idea e l'ha resa grandiosa nella nostra regione. Sì, allora, come ho detto all'interno dell'evento, ci è stato regalato un sogno, un progetto, l'abbiamo messo a terra, lo staff tutto ha contribuito a realizzare questo sogno e sulla rete regionale 700 aziende oggi parlano Markex. Aziende, alcune di queste sono state premiate stasera, perché? Allora, perché alcune di loro hanno veramente compreso il senso del Markex e ci stanno aiutando a farlo capire anche ad altre aziende. Infatti il primo premiato, che è Diego Peverelli, che è di Senigallia, per cui la zona alta delle Marche, è riuscito a creare una rete fitta intorno a lui di relazioni molto importanti, per cui siamo felici di questo, e poi a seguire tutti gli altri che hanno ricevuto i premi. Una grande serata per Markex. Cosa vede nel futuro di Markex? Dei numeri molto più importanti e siamo sicuri di raggiungerli a fine 2017, per cui vi aspettiamo nel 2018, a marzo 2018, per vedere che cosa è accaduto.